Buongiorno Edoardo, Diego Zeglio, Mattino di Padova. Visto insomma che in infermeria c'era qualche grattacapo, partirai da lì, se recuperi qualcuno, qual è il quadro? Recuperiamo, ciao, buongiorno intanto. Recuperiamo, di sicuro sta molto meglio sia Frare che vabbè, Carissone, che poi ha avuto un problema dell'ultimo minuto, e Castrati lo recuperiamo perché comunque ha avuto un attacco di febbre in nazionale e poi speravamo di recuperarlo, invece è venuto solamente in panchina. E per il resto niente, restano fuori Baldini, Tessiore e si aggiunge Sanogo che ha un problema sotto il piede e niente, gli altri stanno comunque recuperando. Adesso vediamo dopo l'allenamento di oggi chi è convocabile e chi meno, però sicuramente non ci saranno Baldini, non ci sarà Tessiore e non ci sarà Sanogo. Si parla per dopo la sosta o c'è speranza di da vedere? Di sicuro Tessiore la vedo dura, visto che è un problema muscolare. Sanogo ha un problema sotto il piede, quindi credo che ha un'infiammazione, bisogna vedere un po' giorno per giorno. Mentre Baldini si sta allenando, sta facendo ancora parte, ma non è ancora utilizzabile, quindi preferiamo aspettare un po' di più. Buongiorno mister, sono una Prae Gazzettino. Ciao, buongiorno. Ecco, analizzando un po' le statistiche, un dato risalta proprio forte. Cittadella è la squadra che prende più gol nel primo tempo, tra tutte. E immagino che sì, l'avrai ben presente anche te. E cosa si può fare? Come si può anche spiegare questo aspetto? Spiegare non è facile da spiegare, proprio perché abbiamo spesso parlato dell'approccio alla partita, sicuramente qualcosa c'è di sbagliato, perché se prendiamo sempre gol nei primi quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Adesso stiamo cercando un attimo di capirlo e stiamo cercando magari di provare ad alzare un po' la tensione. Insomma, si va a tentativi, perché poi una soluzione ben chiara non è che ci sia, quindi diciamo che stiamo provando a cercare di evitarlo, perché è un dato che comunque se continua a esserci vuol dire che diciamo non è casuale. Beh, sicuramente sì, perché non è che puoi sperare sempre di fare due o tre gol in più degli avversari. Questo è un dato oggettivo rispetto magari agli ultimi anni. È chiaro che stiamo prendendo un po' troppi gol. Poi abbiamo cambiato tanto, magari anche la linea difensiva, sono arrivati dei giocatori nuovi, quindi è chiaro che c'è bisogno magari di un po' più di tempo per lavorare, però ripeto, ogni tanto sarebbe bello anche non prendere gol e magari vincere la partita 1-0 come era successo all'inizio, però insomma dai, ci stiamo lavorando e dobbiamo continuare a farlo. Buongiorno mister, Cecino Carlo del Corriere del Veneto. Ciao, buongiorno. E a Pisa, dal mio punto di vista, c'è stato un po' un passo indietro dal punto di vista del gioco rispetto alla partita con la Ternana, in cui avevate dominato, tenuto il pallino dell'incontro, a Pisa no. Ti chiedo, secondo te, come mai? Cioè, erano più forti loro a centrocampo magari, oppure siete voi che avete sbagliato, e come si può rimediare domani a questo problema? Siamo noi che abbiamo sbagliato, soprattutto il primo tempo non siamo stati mai aggressivi, siamo stati molto lunghi. E poi è chiaro che il Pisa in mezzo al campo aveva dei giocatori di qualità, che se gli concedi, se gli dai modo di pensare, di fare la giocata, ti mettono in mezzo. Ma questo non solamente il Pisa, qualsiasi squadra. Quindi quello che abbiamo analizzato in questa settimana e che è risultato lampante anche a loro è il fatto che siano stati poco aggressivi, oppure che non siamo mai riusciti a salire, non siamo mai riusciti a dare una certa pressione alla palla, che è quello che un po' ci contraddistingue. E quindi questo ha poi permesso al Pisa di fare quello che ha voluto un po' nel primo tempo, però questo non dipende solamente dal Pisa, qualsiasi squadra se la lasci giocare ti mette in mezzo. Sappiamo che noi difficilmente sappiamo aspettare, quindi abbiamo analizzata, dobbiamo cercare di evitare di ripeterlo, perché il risultato si sa qual è, e Pisa è stato un esempio piuttosto lampante. Venendo alla Cremonese, magari i tifosi si augurano di sì, vedi analogie tra la Cremonese e la Sampdoria, squadre dal potenziale tecnico enorme, che però ancora l'equilibrio
insomma, lo dicono i risultati, le stesse prestazioni, non l'hanno trovato, c'è qualche punto di contatto? Ma sicuramente la Cremonese è una, come la Sampdoria, è una delle squadre costruite per vincere, probabilmente forse anche di più rispetto alla Sampdoria, la Cremonese, perché magari la Sampdoria si è trovata in una situazione in cui ha fatto mercato all'ultimo minuto, non sapeva se riuscivano a iscriversi, quindi avevano un altro tipo di problemi, quindi hanno fatto la squadra con un po' più di fretta rispetto alla Cremonese. La Cremonese cioè, ha fatto, sono retrocessi, hanno il paracadute, hanno investito, vogliono risalire e hanno comprato giocatori di grandissima qualità. Poi è chiaro che anche loro magari hanno trovato, hanno fatto un po' fatica a trovare degli equilibri, hanno cambiato allenatore, adesso è arrivato Stroppa che secondo me è un allenatore molto preparato, però è arrivato da 3-4 partite, quindi anche lui avrà bisogno di tempo, ma sotto il punto di vista dei nomi, dei giocatori, della qualità di squadra è sicuramente una delle più forti. Ecco, il segreto di ogni squadra per tenere il campo bene è quello delle distanze, insomma. Tante volte quando, specialmente Cittadella, che è una squadra che basa il proprio credo sull'aggressività, quando perde la misura nel rettangolo di gioco diventa vulnerabile. Ci stai lavorando sotto questo punto di vista e si lavora con la testa oppure più di gamba, serve la gamba per far ciò? Io non credo che sia un problema fisico. Cioè a Pisa noi stiamo bene, cioè siamo una squadra che corre, siamo una squadra che è preparata, quindi sicuramente non è stato un problema fisico a Pisa. È stato più un problema di testa. Poi è chiaro che darmi le spiegazioni, io l'ho chiesto anche ai giocatori, ma anche loro magari difficilmente sono riusciti a darsi una spiegazione, però questo è un segnale, un campanello d'allarme che ci deve far capire che se non siamo aggressivi, se non siamo corti, diciamo sempre le solite cose, ma a fin fine la realtà è questa, e quindi noi dobbiamo essere consapevoli di cercare di arrivare alla partita per fare le cose che siamo capaci di fare. Poi puoi vincere, puoi perdere con chiunque, però un primo tempo come a Pisa sicuramente è più facile che perdi, anzi ci è andata bene che era finito solo 1-0, perché poi alla fin fine se guardi, analizzi poi il secondo tempo, insomma è stata una partita equilibrata in cui loro hanno fatto un altro gol che era evitabile per noi, cioè secondo me è stato troppo facile, però anche noi abbiamo creato le nostre occasioni e quindi questo dimostra che non è che stessimo male fisicamente, perché se non arrivi a fare gli ultimi 20 minuti come abbiamo fatto. E quindi è solo un discorso di testa, ma così come tutte le partite, come diciamo quando vinciamo una partita, c'è da fare il salto di qualità, è sempre la testa che comanda ed è la cosa che spesso è più difficile da allenare. Quindi alle volte le batoste servono e spero che questa serva per la partita di domani. So che di solito dici di non fare marcature a uomo, ingabbiare dei giocatori, però ti chiedo, temi più Vasquez o Coda, anche in base a dove stanno in campo domani? Parliamo di due giocatori probabilmente tra i più forti della Serie B, anzi sicuramente, ma parlano i numeri per loro. Poi è chiaro che non puoi far gabbie, cioè, o decidi di metterti a uomo, ma non è una cosa insomma che ci appartiene. Il nostro credo dice che dobbiamo cercare di fargli arrivare meno palle possibili, questa è la nostra arma come sempre. Poi è chiaro che ogni tanto gli arriveranno e dobbiamo essere bravi a cercare di limitarli, questo è chiaro. Quindi domanda secca, una volta si diceva da pistola alla Tempia, ma è una brutta immagine, ma dovendo proprio decidere, vuoi a Vittoria domani o in Coppa Italia martedì? Una, qual è che ti pesa di più? Intanto pensiamo domani, no? È chiaro che domani è molto importante, è una partita molto importante, quindi se dovessi scegliere preferirei domani a vincere, poi è chiaro che poi l'appetito viene mangiando, quindi intanto pensiamo domani, poi penseremo a martedì, sicuramente sono due partite molto belle, sono due partite importanti, due partite belle da giocare, quindi è chiaro che il risultato diventa pesante. Ecco, Cittadella, questo Cittadella, ma anche negli anni scorsi, ha difficoltà nel confermarsi, nel ripetersi. A volte arriviamo a un punto quando manca l'ultimo scalino, l'ultimo step da fare per avere la conferma della grande squadra, il salto di qualità,
manca sempre qualcosa. Secondo te da cosa può dipendere? Bella domanda. C'era anche quando giocavo, succedeva spesso anche quando giocavo, ma non lo so, sicuramente è una cosa inconscia, una cosa di testa, non lo so se magari il fatto di far bene poi ti porta inconsciamente ad abbassare di un millimetro quella che è la nostra forza. Io me lo spiego così, poi è chiaro che durante la settimana devi cercare di trovare il modo di stimolare, tirar sulla tensione, però non è semplice, perché quando vieni da una vittoria non è facile, ecco, questo non è facile, però purtroppo è una costante del Cittadella ed è una cosa che dobbiamo cercare di migliorare, anche se spesso cerchi di trovare sempre, vai a tentativi, cerchi di trovare una strada diversa, cerchi di fare delle cose diverse, e prima o poi la strada la troveremo, perché... E volevo un attimo soffermarmi sul reparto d'attacco. Prima ti chiedo, secondo te Baldini, quando è che lo potremmo rivedere finalmente al pieno della forma, magari dicembre, forse manca ancora un mese, e poi invece Magrassi è entrato a Pisa e ha fatto gol, ti ha messo un po' di difficoltà per domani, puoi fare qualche sorpresa davanti? Sì, ci sto pensando, è chiaro che Baldini ha bisogno di giocare, ha bisogno di trovare la condizione, quindi non lo so. Se a dicembre o gennaio, io spererei prima, però quando vieni da un infortunio così lungo, poi hai magari qualche piccolo fastidio muscolare, non è semplice anche lì a livello di testa trovare la fiducia per andare a entrare in condizione, però io spero di averlo il prima possibile, proprio per avere una soluzione in più. Poi per quanto riguarda Magrassi, è entrato, ha fatto gol, cioè fa piacere quando fa un gol di attaccante. Aspettiamo che si sblocchi anche Pandolfi e dopo vediamo, tanto le scelte cioè le faccio sempre in base un po' all'avversario, al tipo di partita, quindi può essere che magari questa partita serva a un giocatore che attacca di più la profondità, un giocatore che va, abbiamo caratteristiche diverse, quindi poi le scelte le faccio, le considerazioni le faccio in base alla settimana, in base all'avversario, quindi devo ancora bene decidere chi fa giocare domani, quindi l'importante è che stiano tutti bene e che siano tutti sul pezzo, pronti a dare il loro contributo. Grazie mister. A voi. Grazie.